Allora, mettiamola in maniera diplomatica, sono altre qualità, ma Saron ha degli skating skills sicuramente fantastici perché va a 400 all'ora. Non possiamo dire che non fosse un bel programma, perché comunque interpretava la musica scelta, era in tema, i salti erano sulla battuta musicale, quindi aveva delle buone qualità. E anche Misha ne aveva. Comunque sono molto vicini i due punteggi dei components, se non sbaglio, no? 34-64 sì. Contro 34-50, stavo guardando nel dettaglio. Sono molto molto vicini. 6-82 la skating skill per quello che riguarda Misha G, visto che tu parlavi proprio di skating skill. Adesso se riesco ad aprire di nuovo la scheda, è 7-14 la skating skill di Aaron LB, che ovviamente si è giocato molto. Nansong, sesto ai Four Continents, il campione cinese. Si va per un altro quadruplo, vediamo. Quadruplo Tolp, non attacca niente, questa voleva essere la combinazione. Lo lascia come salto solo, non ci sono i passi prima, assolutamente, e c'è un arrivo brutto. Triplo Axel, bene. Vediamo, dovrebbe attaccare la combinazione qui. Triplo Lutz. Bravo. E triplo Tolp, sì. Nansong è stato bravo, diciamo, poi a recuperare, qui si vede l'esperienza, no? Abbiamo visto prima Koftun che non è stato, magari non ha avuto la freddezza per capire cosa fare, e invece Nansong è stato bravo, però come giustamente ci spiegavi tu, adesso però mancheranno, giusto, i passi prima del quadruplo. Sì, adesso vediamo quanto verrà valutato negativamente quel quadruplo per la mancanza dei passi e per l'arrivo non proprio precisissimo, ma rimane il valore del quadruplo intero, sono 10 punti e 30 di valore base del quadruplo. Se lui avesse fatto la combinazione e sbagliata, andava direttamente a meno 2, meno 3, perché cioè, così ha salvato, così ovviamente ha salvato il valore base, avrà una, ecco, sta venendo fuori un grado di esecuzione meno 1,29, ma però capisci che da 10 e 30 va a 9,01, si cioè salva un bel in più, avendo a quel punto triplo Lutz, triplo Tolp nella seconda metà del programma, prende il bonus. Da 11 punti e 11, che pur con qualche cosina in meno che gli hanno tolto per la non perfetta esecuzione, va a 10 punti e 31. Quindi chiude la base. Il bagaglio tecnico è
paniere di punti tecnico è elevato, ma questo succederà con tutti quelli che presenteranno un quadruplo, un triplo Axel e una combinazione triplo-triplo. Insomma, praticamente negli ultimi 12-15 pattinatori, secondo me, avremo un valore base dei salti che si aggirerà intorno ai 10 punti per elemento, quindi un 30 punti solo di salti. Quindi punteggio altissimo. Sì. Per stare a Tokyo. Ecco, e la sfida oramai, ovviamente andando avanti nella gara, veramente siamo al top della classifica. Nanson chiude questo quarto gruppo di gara. Dopo il rifacimento ghiaccio ancora di più si entrerà nel vivo, ovviamente, perché vedremo cose stellari, secondo me, già nell'allenamento. Aspettiamo il punteggio per Nanson. Ricordiamo il grande spavento che ci siamo presi per lui alla Cup of China, dove si è scontrato in maniera veramente drammatica con Adam Ripple, ma poi ha deciso di tornare subito a gareggiare e a Parigi ha ottenuto una quinta posizione. 73-03, più basso del suo season best di 81-16, però il tecnico lo premia con 41-10 e in questo momento è in seconda posizione, per cui la situazione è Max Aron in prima posizione, Nang Song in seconda, Peter Liebert in terza posizione. Diciamo che Max Aron ha un punteggio veramente dove si è distanziato, lo stiamo già guardando, con 78-20, Nang Song 73-03, già c'è un grandissimo distacco, no, dal campione statunitense. Sì, assolutamente sì, Max Aron rischia di andare a finire nel gruppo dei top, degli ultimi sei, che domani, che col libero ci delizieranno con quel 78, perché secondo me è un punteggio che può benissimo starci negli ultimi sei, mentre Nansong col 73 credo che possa stare sicuramente nei 12, ma non avvicinarsi alla zona top di classifica assolutamente.